Il Consiglio regionale d'Abruzzo, a 100 anni dalla nascita, ha voluto omaggiare Remo Gaspari, storico leader della Democrazia Cristiana abruzzese, 10 volte deputato e 16 ministro. Il 2021 è l'anno della doppia ricorrenza, centenario della nascita e decennale della morte, e luglio è il mese in cui è nato ed è morto un abruzzese doc che ha servito e onorato le istituzioni della Repubblica Italiana. Non è che ci si chiede ma Gaspari oggi che cosa potrebbe fare, ma Gaspari non c'è, ma se ci fosse, eccetera. Il discorso che dobbiamo fare è un altro: perché Gaspari ha avuto quei risultati? Ha avuto quei risultati perché ha lavorato insieme a tutti gli abruzzesi, ai sindaci, ai presidenti delle comunità montane, alle province, alla regione e a tutti i partiti, quelli diciamo di maggioranza e quelli di opposizione, cioè un senso di collaborazione e di unità. In questo periodo dove invece ci sono partiti personali, dove ci sono scontri piuttosto aspri, bisognerebbe recuperare questo senso di unità. Questo credo che sia, fra tutte le cose, la lezione più importante che Gaspari dà. Nel luglio del 2011 l'illustre parlamentare fu insignito della medaglia Prutium in occasione di una seduta del Consiglio regionale. In quell'occasione tenne un discorso per ripercorrere la sua storia politica e personale, sempre segnata dal grande amore per la sua terra. L'Abruzzo è stato sempre al centro della sua azione, un politico e un uomo lungimirante nell'intuire il corso degli avvenimenti, ma anche tenace nel portare soluzioni ai problemi, cose che hanno garantito la crescita di una società più giusta in Abruzzo all'avanguardia, nel progresso civile, sociale, economico e culturale. Soprattutto nel Bastese lo chiamavano Zio Remo. Per l'Abruzzo ha fatto tanto e se ne vedono i segni dappertutto, perché è stato il primo e quello che più di ogni altro ha fatto per la modernizzazione della regione. Però devo dire che successivamente, quando ho fatto un'esperienza di governo anch'io, ho visto la dimensione molto più che abruzzese, nazionale, della sua opera di governo. Le opere volute da Remo Gaspari sono a ricordarlo. Prima di lui era un sogno irrealizzabile, quello di andare da Roma al Gran Sasso in 1 ora e mezza. Opere e infrastrutture che parlano di un politico d'altri tempi che ha saputo cogliere delle opportunità per rendere l'Abruzzo più forte e meno isolato. E in qualche modo dal dopoguerra ha contribuito con l'amore verso la sua terra alla realizzazione della, diciamo, industrializzazione della regione Abruzzo. Dalla Val Vibrata alla Val di Sangro, passando per i nostri territori, vediamo opere pubbliche, vediamo insediamenti industriali, e lo dobbiamo a politici come lui che hanno saputo vedere lontano e hanno saputo programmare quella che è la vita dei territori. Oggi, a 100 anni dalla sua nascita, 10 anni dalla sua scomparsa, il Consiglio regionale d'Abruzzo gli rende omaggio, perché figure come queste hanno fatto grande l'Abruzzo e ci aiutano a poter capire, analizzando il passato, quello che possiamo fare per le generazioni future.